Ciao ragazzi, scusate, sono un po' in ritardo, ma per festeggiare io e il mio vicino di casa ci siamo sparati una pasta aglio e olio peperoncino. Via, cioè proprio alle 11 di sera. E allora ragazzi, Inter che arriva a Torino, perde e si porta, e rimane a meno 14. Cazzo, okay. Adesso al di là di tutto sono numeri oggettivamente impressionanti. Impressionanti, dai ragazzi, parliamoci chiaro, 45 punti, cioè 43 punti su 45, considerando che col Genoa te la sei buttata via da solo, cioè c'era veramente la possibilità di farne 45 su 45. Stiamo parlando di qualcosa di oggettivamente non normale, non normale. Secondo me era importante vincere questa qua, non per la classifica, perché ti dico la verità, ma vi dico la verità, a me il pareggio andava anche bene, tutto sommato. Ma era importante come segnale, insomma, se tu esci da questo filotto con Milan, proprio la spalla a farti respirare, diciamo. Fiorentina, Inter, avrai il Torino settimana prossima e la Roma con in mezzo due partite importanti come Young Boys, come prima Valencia, adesso Young Boys. Secondo me non è un momento facile, ecco, della stagione, è un momento un po' delicato. Non avevi partite con cui respirare, ecco, mettiamola così. Te ne esci con le prime tre, con il Milan, anzi, prima quattro, Milan, Valencia, Inter e Fiorentina, Firenze. Per il momento sono state tutte vittorie, quindi questo già è importante perché la sensazione che mi dà questa squadra qua è che possa anche non giocare al 100% eppure è superiore. L'Inter è crollata alla fine. L'Inter alla fine, nel finale, ha attaccato, ma attaccava senza più logica perché le gambe non reggevano più. Dopo il gol di Mandzukic, l'Inter è stata molto disordinata e lo si vedeva poi dalle occasioni che la Juve poteva potenzialmente creare in contropiede, proprio perché l'Inter oggettivamente non c'era più. La Juve veramente poteva affondare di più. Però l'Inter ha fatto secondo me, la sua partita, la partita che doveva fare. Gli è andata male anche perché se gli entrava il palo, probabilmente la partita poteva prendere una piega diversa. Anche se secondo me la Juve aveva tutte le carte in regola per poteva ribaltarla tranquillamente. Detto ciò, però, è chiaro che se ti trovi sotto di uno, la partita cambia per forza fisionomia. E l'Inter che ha fatto, ripeto, la sua partita, si è chiusa e partiva in contropiede, perché poi alla fine l'Inter ha giocato in contropiede e non c'è niente di disonorevole in questo, anzi, c'è, però oggettivamente l'Inter ha giocato in contropiede. E il centrocampo della Juve li ha sovrastati, perché Pjanic è stato importantissimo nel cambiare palloni da una parte all'altra, Matuidi è un fenomeno nel recupero palloni e Bentancur cresce di partita in partita. Ha fatto una grande partita anche oggi. Devo dire la verità, a me Bentancur è piaciuto di più quando ha preso il giallo, perché inutile che ci giriamo attorno, quando prendi un cartellino giallo sei un pochino condizionato. Invece questo ragazzo qua ha dimostrato di avere una personalità fuori dal comune, perché nonostante l'ammonizione ha fatto, secondo me, un gran finale di partita. Ma direi alla fine bene tutti tranne Cancelo in fase difensiva, che è stato quello che ha concesso all'Inter le uniche occasioni. È stato il Cancelo che spingeva, perché Politano, che ha fatto secondo me una grandissima partita, secondo me Politano, Brozovic e Miranda sono stati i tre migliori dell'Inter, i tre migliori dell'Inter, a differenza ad esempio di Skriniar, che a me non è piaciuto neanche stasera, a me non è che stia convincendo molto. Alla fine, secondo me, il miglior difensore dell'Inter è Miranda, che ha 40 anni, ma sa leggere bene le situazioni e ha tolto un paio di castagne dal fuoco, sia lui che Brozovic. Brozovic ha fatto un lavoro difensivo mostruoso stasera. E Politano, secondo me, ha giocato molto bene, ha fatto delle belle giocate, è partito, è stato quello che ha creato i pericoli dell'Inter. Che non sono stati tanti, ma quelli che sono venuti fuori li ha creati appunto Politano. Però ecco, l'impressione che quando la Juve decide di alzare il ritmo, non ce n'è, ragazzi, non ce n'è, non ce n'è. La sensazione che continuo a avere è che questa squadra non è al massimo, perché non ha una preparazione per essere al massimo adesso, come è giusto che sia, ma che possa crescere ancora tanto. E questo è oggettivamente una roba che fa godere, perché vedi una squadra che sta veramente viaggiando a ritmi altissimi, pur con una velocità da crociera. Cioè, la Juve sta andando a velocità al 60 all'ora, no? Però continua a schiacciare i sassi. Cioè, è impressionante questo. Cioè, tranquilla, tranquilla, e continua a vincere, continua a vincere, continua a vincere. E questa è la cosa che impressiona.
questo, ancora una volta, grande Mandzukic, grandissimo De Sciglio, ha fatto un partitone allucinante, uno dei migliori in campo, ma il migliore in campo a mio avviso. Deve prenderselo Giorgio Chiellini, che ha fatto un'altra, l'ennesima prestazione imperiosa del miglior difensore centrale del mondo. Potete dire quello che volete, ma io la penso così. Io credo che non ci siano difensori a livello di Giorgio Chiellini. C'è Ramos, ma in questo momento Chiellini è un pochettino sopra. E quindi, ragazzi, impressionante. Quando Chiellini è così in forma, non ce n'è. Non ce n'è. Bene, ragazzi, dunque, chiudo qua questo video. Bene così, a me è piaciuta la Juve, gli addominati sotto il profilo del gioco, del palleggio, e poi l'Inter giustamente si è chiusa e ripartiva. L'unica cosa che doveva fare. E alla fine la Juve ha vinto perché gli episodi si pagano, insomma, nel calcio. Chiudo dicendo però che sono contento di come è venuto fuori il gol. Perché, sai, c'è sempre quei fenomeni da tastiere di YouTube, no? Ah, grazie Juve, ci hai dato Samuele. Ecco, Pirla, a questi qua, Pirla, YouTuber, Pirla, Pirlas, perché è plurale. Mi abbiamo dato Samuele, perché? E perché ci siamo presi il Cancelo? Perché lo conosciamo, Samoa, e sappiamo come difende. Così, Mandzukic 1-0, la Juve vince e va a più 14 sull'Inter. Ciao ragazzi!